Ciao a tutti da Chelsea Ray. Questo è il video per fare gli auguri ai pochi fedeli che mi seguono. E, che posso dire? Quest'anno non credo comunque che riceverò regali perché comunque sono stato un po' troppo cattivo, credo. Vabbè, come tutti gli anni del resto. Ma comunque sia, sono comunque felice di essere ancora qui in vostra compagnia. Non so ancora per quanto, perché comunque con le nuove regole di YouTube che vengono cambiate continuamente, prima o poi arriverà il punto che uno non potrà neanche più indossare un cappello e magari mi censureranno completamente anche solo per questo motivo. Non lo so, non so se questo canale avrà veramente un futuro duraturo. È quello che spero, ma comunque, che posso dire? Allora, vorrei fare gli auguri a ora si ragiona. Questo sì che è un bel regalo. Questo è il cofanetto edizione limitata della Bambola Assassina. Che facciamo? Lo scartiamo? Lo scarto qui, proprio davanti a voi, come potete ben vedere, è ancora tutto in celofanato. Allora, porca miseria, l'hanno in celofanato per bene. Ecco qui. Oh. Ecco qua. Allora, adesso vediamo un po' il contenuto. Porca miseria. Non si sa mai, controllo se non c'è magari qualche cosa di nascosto. Ecco qua, eh. Si presenta così. Ora apro. Oh, qui c'è una card. Bella per davvero. E qua c'è il primo DVD, se non sbaglio. Qui c'è un libricino. Adesso poi lo andiamo a controllare. E qui dovrebbero esserci i contenuti extra. Allora, dietro dovrebbero esserci delle foto, delle immagini, speriamo che non si tronca. Qui vedete. Vediamo invece dall'altra parte. Bello per davvero. Dunque, diamo un po' un'occhiata. Guardate un po'. Il colore è proprio quello della marca Good Guy, non Buddy, chiaro, Good Guy. Qui c'è tutto su Tom Holland, che Tom Holland è il creatore di Charsley Ray. Guardate qui. C'è un bel po' da leggere qui, quindi mi ci metterò con calma. Guardate, distorsioni della forma umana. Sembra molto interessante. Questo che fanno vedere nell'ultima pagina è la copertina originale della Bambola Assassina prima che lo modificassero in questo modo. E non per dire, ma ora vi mostro una cosa. Il qui presente Charsley Ray possiede il vecchio VHS con la vecchia copertina della Bambola Assassina prima che lo modificassero. Un vero e proprio pezzo di antichità per collezionisti. I cari vecchi VHS. E io ancora lo uso. Comunque, che posso dire? Sono molto felice. Questo qui, insomma, non poteva assolutamente mancare nella mia collezione della Bambola Assassina. È tutto quello, insomma, tutto quello che sicuramente mi mancava magari della Bambola Assassina 1, perché qui c'è tutto quello che ci sono contenuti extra, molti contenuti extra, e quindi non posso che essere felice di questa cosa. E tu che dici? Sei felice? Lo è, lo è.
Bene, faccio gli auguri a tutti i fedeli di questo canale. Vi ringrazio per passare il vostro tempo insieme a me e speriamo di passare vivi anche il 2020. Poi per il 2021 vedremo un po' come andranno le cose. Per il resto, auguri a tutti e ciao da Charles Lee Ray.